A pochi giorni dalla presentazione delle liste a Fasano, sono ufficialmente quattro i candidati alla carica di primo cittadino per le amministrative del 6 e 7 maggio. Ce ne parla Maria Angela Boggio. A poco più di un mese dalle elezioni comunali a Fasano, solo in questi ultimi giorni si avverte l'inizio battente della campagna elettorale. Sono ufficialmente quattro i candidati alla carica di primo cittadino: il sindaco uscente Lello Di Bari per il centrodestra con FLI, PDL, La Destra e il Movimento Politico-Culturale Circoli Nuovi Italia. Cavallo di battaglia di questo schieramento dare continuità al lavoro svolto nel corso degli ultimi 5 anni di governo della città. La novità è rappresentata da Stella Carparelli, unica donna candidata alla carica di sindaco in questa tornata elettorale in tutta la provincia di Brindisi, circondata da un'ampia coalizione che vede il Partito Democratico, il Partito Socialista e Fasano Democratica e ancora Sinistra Ecologia e Libertà, Noi Centro, API e Unione di Centro. La candidata si presenterà inoltre alla città con una lista civica dal nome Fasano Cambia Colore. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire sabato prossimo nel Teatro Kennedy. Terzo candidato con il Partito dell'Italia dei Valori è Elio Schiavone. I dipietristi fasanesi hanno voluto abbandonare la coalizione della Carparelli per mettere in campo un unico volto. Quarto candidato, ma uno tra i primi ad avviare la campagna elettorale, Vito Bianchi con il Movimento Civico-Culturale in Comune, una lista composta da giovani che si definiscono lontani dallo stile della politica. Nel corso di questo mese, prima del voto, i cittadini più scrupolosi metteranno a confronto i programmi e le proposte. Ci sarà chi si farà convincere da uno slogan o dal solo volto noto o meno noto. C'è poi l'elettore fedele. Nei prossimi giorni, per le strade di Fasano, intervisteremo proprio chi ha il potere di assegnare la poltrona di primo cittadino. Vox Populi, direbbero i latini. L'onorevole Fausto Bertinotti, tra i volti più noti della politica italiana, oggi presidente della Fondazione Camera dei Deputati, è stato ospite ieri sera del comune di Villa Castelli per presentare il suo libro Chi comanda qui, come e perché si è smarrito il ruolo della Costituzione. Vediamo. È stata una serata importante per Villa Castelli, che ieri ha ospitato presso il Palazzo Municipale l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, che ha presentato il suo libro Chi comanda qui, come e perché si è smarrito il ruolo della Costituzione. Un tema, questo, di grande attualità, dato che proprio ieri si è trovato l'accordo sulla riforma della legge fondante del nostro Paese, che porterà alla riduzione del numero dei parlamentari. Io penso che la Costituzione ha espiato un lungo cammino della Repubblica Italiana, quello verso l'eguaglianza. E oggi invece credo che bisogna constatare il suo contrario, cioè che una Costituzione materiale stia sostanzialmente sospendendo la Costituzione e costruendo al posto della Costituzione, che è fondata sul lavoro, sull'idea di eguaglianza, su uno sviluppo della partecipazione dei cittadini, un governo invece sostanzialmente tecnocratico, che in nome del mercato, delle esigenze del mercato, fa valere la sua legge. Quindi stiamo proprio in una fase, diciamo, di rovesciamento dell'ispirazione costituzionale. Naturalmente non è detto che la cosa riesca così, per fortuna, perché ci sono molti elementi di contrasto a partire dai movimenti, dalle nuove generazioni. Quanto possono essere importanti proprio le nuove generazioni? In Italia le forme di resistenza e di opposizione sono molto significative, se pensi a tutta la campagna che è vissuta nel referendum per l'acqua come bene pubblico, contro il nucleare, si pensi alla vicenda dello sciopero generale della Fioma pochi giorni fa, oppure al movimento come quello della NOTAV, ma anche dei pastori in Sicilia, delle tante forme di resistenza e di lotta che qua e là nel paese avvengono. E queste mi paiono le risorse di cui dovrebbe avvalersi la buona politica, se la buona politica decide di battere un colpo. Il libro che presentiamo con il presidente Bertinotti riguarda proprio il senso della democrazia e quindi un dibattito veramente di attualità e eccezionale in questo momento per capire chi veramente comanda e dove vengono prese le decisioni che riguardano la nostra comunità. Il senso della politica oggi è importante far ricapire alla gente che ci deve essere questo rapporto fra cittadini e politica che nel tempo, proprio per una delusione costante, si va perdendo e quindi la gente non riesce più a comprendere qual è il suo potere decisionale e se realmente la democrazia rappresentativa sia tale o oggi decide qualcuno che non è stato indicato dal popolo. Voltiamo ancora pagina in attesa di proporre il suo ultimo appuntamento, il live del duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. La Ghironda Winter Spring Festival traccia un bilancio di questa edizione 2012 che ha visto quale evento clou il concerto di Bel'Oncle Soul andato in scena venerdì scorso a Martina Franca. Oh,
ancora un grande successo firmato Ghironda. Il concerto di Ben Uncle Soul, stella nascente del panorama musicale mondiale, è andato in scena venerdì scorso sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca. Ha rappresentato certamente l'evento clou dell'edizione 2012 della Ghironda Winter and Spring Festival, la rassegna delle musiche dal mondo organizzata dall'omonima associazione culturale e dall'agenzia Idea Show. Un evento itinerante che anche quest'anno ha proposto artisti di assoluto livello, confermandosi tra le kermesse musicali più importanti a livello nazionale e che ora è pronto ad offrire alla platea di appassionati l'appuntamento finale, quello del 28 aprile a Conversano con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, duo che unisce una delle voci femminili più raffinate e uno dei contrabbassisti più virtuosi del panorama musicale italiano. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ovviamente non è merito mio, ma è merito innanzitutto dei tanti collaboratori che si adoperano affinché la Ghironda possa continuare ad avere i successi che ha avuto, e poi sono molto contento perché è la musica che mi piace proprio personalmente, per cui quando abbiamo sentito qualche anno fa le prime canzoni di Ben abbiamo subito voluto portarlo, abbiamo impiegato un anno e mezzo per portarlo a Martina, alla Ghironda, ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici. Poi siamo molto felici anche del riscontro di pubblico che abbiamo avuto e da non dimenticare che la direzione di questo festival artistica non è affidata a qualcuno della nostra associazione ma è affidata al pubblico, tant'è vero che presentiamo all'inizio della stagione una decina di nomi sul nostro sito di riferimento che collabora con noi, che è il Tacco di Bacco, dove proponiamo al pubblico di scegliere gli artisti che vogliono vedere in concerto. Al primo posto quest'anno si è classificato il Magoni Spinetti, il duo Magoni Spinetti con musica nuda, che faremo proprio il 28 di aprile a Conversano, che sarà il momento conclusivo della Ghironda, e al secondo posto proprio Ben Uncle, che abbiamo invitato a Martina. Siamo contenti perché siamo certi che diventerà una star nei prossimi 10 anni di livello veramente mondiale. Parliamo ora di sport, di calcio, nello specifico nel campionato di Serie D, Brindisi e Martina, tese da trasferte insidiose nel prossimo turno di campionato. La squadra di mister Maiuri, decisa a tagliare il traguardo playoff, affronta l'Oppido Lucano. Il Martina di mister Bitetto prova a difendere il primato solitario in classifica contro il Real Nocera. Continua la preparazione del Città di Brindisi in vista della trasferta di domenica prossima contro l'Oppido Lucano. Morale alto e motivazioni a mille per l'11 guidato da mister Maiuri dopo la bella e convincente prestazione di domenica scorsa contro il Francavilla Insinni, diretta rivale nella corsa ai playoff. Una vittoria corposa per 4-0 che ha permesso al Brindisi di agguantare il quinto posto, l'ultimo utile per gli spareggi. Nell'ultima seduta di allenamento, capitan Roberto Taurino si è allenato a parte, ma la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio per il match di domenica prossima, in cui farà il suo rientro in campo dopo la giornata di squalifica anche Mirko Guadalupi. Intanto il portiere del Città di Brindisi, Jonathan Tedino, sarà a Bari nelle prossime settimane per un test di prova con il settore giovanile della squadra biancorossa. Il giocatore originario di Napoli, dove è nato nel 1993, è impiegato nel Brindisi come under a disposizione e lo scorso 7 marzo, in occasione della gara amichevole organizzata con il Bari per la festa del centenario, ha difeso i pali del Brindisi destando un'ottima impressione. Non ultimi ai tecnici della formazione barese che hanno chiesto al sodalizio brindisino di poter provinare il giovane difensore, spiccata personalità nelle pale alte grazie anche ai suoi 191 centimetri, che a partire da domani sarà testato in più sedute alla presenza degli scout del Bari. Dal Brindisi al Martina, che nonostante il pareggio beffa di domenica scorsa contro la Turris, può guardare tutte le dirette rivali dall'alto in basso grazie alla sconfitta dell'Ischia nel derby contro la Sarnese. Un primato in classifica da difendere in queste ultime giornate di campionato, soprattutto dal ritorno della stessa Sarnese, divenuta, grazie alla vittoria dello scorso turno di campionato, seconda forza del girone.
La trasferta di domenica prossima contro il Real Nocera può nascondere qualche insidia alla squadra di mister Bitetto, che prosegue quindi la sua preparazione puntando sulla massima concentrazione e sulle motivazioni, che certamente non mancano. Un Martina che, in attesa di recuperare anche qualche pedina importante rimasta out per infortunio o squalifiche, guarda con grande fiducia al proseguo del campionato. Un campionato da vincere per tagliare l'obiettivo annunciato dalla società, la terza promozione consecutiva, che questa volta significherebbe l'approdo in seconda divisione. Parliamo ancora di sport. Sabato scorso, nel bellissimo impianto del Palamandela Forum di Firenze, si è tenuta la seconda prova del campionato italiano di Serie A di trampolino elastico. Grande affermazione per la ginnastica Brindisi, che ha conquistato il secondo posto. E grande prova quindi dei ragazzi che compongono la squadra brindisina, e cioè Stefano Crastolla, Matteo De Michele, Marco Lavino e Davide Conversano, e dei loro allenatori Ilenia Gargiulo e Antonio Lavino. Questa conferma del secondo posto rispetto alla precedente gara di Bari non solo dà tranquillità per la permanenza in Serie A, ma infonde anche maggior fiducia per poter migliorare il piazzamento dello scorso anno, quando alla fine del campionato si ottenne il terzo posto assoluto. E manca solo una prova al termine, quella di Padova del 21 aprile. Intanto, domenica 1 aprile, la ginnastica Brindisi organizza presso il Palazzotto Zumbo il campionato italiano di categoria. Della squadra faranno parte i due campioni italiani di sincro di trampolino elastico per il 2011, ovvero Stefano Castrolla e Matteo De Michele. Proprio Crastolla, subito dopo Pasqua, partirà alla volta di San Pietroburgo per prendere parte al campionato europeo di trampolino elastico. Con la ginnastica chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.